Ti do il benvenuto a questo video di presentazione, l'attivazione del coach interiore, un passo in avanti verso di te. La formula è un po' quella del webinar, la formula grafica. In realtà è un video che io sto registrando proprio per te, che hai in qualche modo già partecipato a qualche mio webinar, a qualche mia esperienza. Infatti, se stai guardando questo video, o hai letto qualcosa, o hai ascoltato o visto proprio qualche cosa che io ho fatto, o la nostra scuola ha fatto, e ti ha risuonato. Sottolineo questo aspetto del risuonato perché il lavoro che noi facciamo non è un lavoro mentale, ma è un lavoro appunto in primo luogo interiore, cioè l'idea è che ci sia un movimento in te che risuona con quello che facciamo. È un po' l'essenza del lavoro gestaltico, proprio quello di offrire degli stimoli perché tu faccia il tuo passo. E quindi questo è un video per chi in qualche modo ha risuonato col lavoro che facciamo. E spero che tu abbia visto un webinar gestaltico, cioè non sia soltanto, non che tu abbia soltanto letto o visto un video, ma un webinar gestaltico perché la metodologia che abbiamo elaborato con la nostra scuola è molto particolare. Cioè i webinar gestaltici non sono dei webinar passivi dove raccogliere informazioni, ma sono un modo per creare un dialogo non fra te e me, ma un dialogo fra te e te, cioè sono disegnati per creare degli stimoli perché tu faccia un tuo passo, un tuo movimento. Infatti in questi webinar si scrive, ma non si prendono appunti, ma si appunta cosa si muove dentro ognuno di noi. E l'idea è proprio di costruire, di scrivere proprio di tracciare un proprio libro, un proprio manuale, se poi farai il corso, che sia proprio qualche cosa di interiore energetico tuo e non delle tecniche o delle informazioni soltanto nella mente. In questo senso è un viaggio trasformativo quello che si va a fare in questo percorso. Questa è la metodologia che noi chiamiamo agopuntura formativa, cioè come nell'agopuntura attiviamo un movimento che poi è della persona, no? È una sorta di semplicemente stimolo nell'autocompuntura e l'autoguarigione, quindi nell'autoformazione. La nostra, diamo qualche cornice, la nostra scuola è una scuola vuota, cioè è una scuola che offre le cornici per attivare e valorizzare i saperi, i talenti, anche le tecniche, perché a volte si scrivono persone che sono già formate, anche coach, ma vogliono fare questo lavoro di cornice, cioè per attivare e valorizzare sapere, talenti e tecniche di chi si iscrive, quindi è il contenitore per dare valore, valorizzazione, attivare i contenuti tuoi se ti iscriverai a questa scuola, di chi si iscrive. Quindi non è una scuola tradizionale dove apprendere, ma una scuola dove semmai togliere quello che non ci permette di tirare fuori proprio la nostra stoffa. La nostra è anche una scuola vuota, cioè scusate, la nostra è anche una scuola senza studenti. È una scuola senza studenti perché l'idea è che chi si approccia al coaching siano persone attive, è un percorso per persone indipendenti, cioè clienti nel senso più nobile del termine, cioè persone che sfruttano, spremono, utilizzano il corso per una propria traiettoria. A volte può non essere chiara questa traiettoria, il nostro lavoro sarà magari di chiarirla, ma l'atteggiamento attivo di chi sfrutta questo corso. È un incontro di valorizzazione. Nell'analisi internazionale si dice io sono ok, tu sei ok, cosa insieme possiamo espandere. Noi con gli stimoli che diamo, perché è un corso di grande valore, cioè questo tipo di metodologia richiede una tecnica di formazione molto attenta, puntuale, però nello stesso tempo non è quella di creare un trasferimento di informazioni, ma è proprio quello di aiutarti a sfruttare il tuo potenziale. E quindi è un incontro che funziona solo nell'incontro. Il coach funziona dalla risposta del cliente. E questo corso è un corso che tira fuori il proprio valore, si accende nella misura in cui è incontrato in maniera attiva. E
E il tipo di lavoro che facciamo è un po' come una sorta di percorso che segue tre fili che si intrecciano e che poi corrispondono a tre tipi di webinar diversi. E che riprende il corso dal vivo. Il corso dal vivo è in una giornata, ci sono tre momenti, e nel corso online sono tre webinar diversi. Uno è quello centrato sui talenti, perché proprio la caratteristica della nostra scuola è quella di mettere al centro il tuo talento, il tuo sapere, le tue tecniche, la tua firma unica, autorizzarti a farlo, quindi esserne consapevole, perché sei consapevole del messaggio unico che tu puoi portare e soprattutto autorizzarti a portarlo davvero, tanto nelle aree della tua vita. Pensa come saresti se nella tua vita ci fossi di più in quello che fai, nel sesso, per esempio, nella professione, nelle amicizie. Cioè, se ci fosse davvero di più la tua firma in tutte queste aree della tua vita. E poi, perché questa è la caratteristica della nostra scuola, è che proprio se tu ti metti al centro i tuoi talenti, i tuoi saperi possono essere davvero un contributo per gli altri. Allora, il coach è proprio un po' un allenatore rispetto ad un sapere per altre persone. Quindi potrebbe essere anche l'inizio di una tua rinascita professionale legata, proprio centrata sul talento, sia se lo integri nel lavoro che già che fai, magari di relazione, sia se vuoi fare proprio il coach. Perché il coach proprio si caratterizza per il talento rispetto ad altre figure professionali. Non so, uno psicologo o magari un counselor si caratterizzano per la metodologia. Noi invece per il tipo di talento. Magari tu sei una persona che ha il talento della pittura o ha il talento del look, ha il talento dell'aiutare le persone a ridere. Cioè, qual è quella cosa che tu puoi accendere anche negli altri? Quindi è un lavoro sul talento e sull'autorizzazione a portare il talento come un contributo. Mi fermo ancora un attimo su questo perché spesso il nostro potenziale, il nostro talento risiede nelle parti che più giudichiamo di noi, perché sono quelle che ci differenziano dagli altri. E quindi magari le nascondiamo, magari sono parti che ci hanno anche problematizzato nella nostra vita. Quando si approccia al coaching, consapevoli o inconsapevoli, è un po' come se si fosse fatto un click dentro e ci si sia detti, ok, adesso tutto quello che vivevo come problematicità, come dramma, come patologizzazione, mi rilasso e decido di guardarlo con altri occhi. Chi potrei essere se queste cose fossero un contributo? Perché il potenziale spesso risiede proprio nelle nostre imperfezioni, un po' come quei centrini che dietro sono tutti, se li vedi al contrario, sono tutti un pasticcio, ma appena li giri, quel pasticcio è quello che ha permesso di creare magari un mandala sopra. E quindi l'invito del lavoro sul talento non è tanto che cosa so fare, ma è che cosa mi autorizzo a fare. Proprio a partire da ciò che ho lasciato nello sfondo perché mi faceva più fatica o più paura. Primo webinar, quindi un lavoro più personale. Poi un secondo tipo di webinar, che a volte si unisce al terzo, comunque come filone, è le cornici per dare valore ai tuoi saperi, ai tuoi talenti e anche alle tue tecniche. Ci sono anche coach già formati, anche counselor che si iscrivono a questo corso, perché qui non vengono veicolate le tecniche, ma viene veicolata una metodologia per amministrare le tecniche, sapere quando dire una cosa, quando non dirla, quando accelerare, o con che ritmo dirle. E così la cornice che ci permette di valorizzarci quando ci incontriamo con gli altri. Quindi una cornice nella quale inserire i nostri contenuti, per questo è una scuola vuota. Terzo filone è la gestione del colloquio, perché il colloquio, perché sia davvero un colloquio trasformativo, bisogna un po' saperlo gestire, padroneggiare come andare a cavallo ed è il lavoro che si fa in questo tipo di webinar e il segreto di questo lavoro è non lavorare sui contenuti ma sulle modalità. Il coach è il padrone del tempo, dello spazio e del processo. Lavorare sulle modalità permette di amministrare i nostri saperi e fare sì che possano essere recepiti dagli altri e non invece subiti, creando tutta una serie di interferenze che possono essere o ci portiamo i problemi degli altri a casa o creano interferenze oppure creiamo dipendenza. Invece lavorare con qualità significa saper dire quando è il momento giusto, saper stare zitti quando è il momento giusto. Poi in questo corso impareremo a non ascoltare il cliente, interrompere una serie di tecniche che ci tolgono dallo schema del
tradizionale del professionista, dello psicologo, del counselor, ma di qualcuno che davvero va oltre, rompe gli schemi, ma lo fa con padronanza per la persona. E, bene, chiariamo però una cosa: il coach non è terapia, non è neanche risolvere problemi. Il coach è un lavoro sul potenziale, sui talenti, sull'espressione di sé, e l'idea è proprio che questi talenti possono essere un contributo per gli altri. Quindi bisogna un po' proprio togliersi gli occhiali della patologizzazione, perché magari uno psicologo ci aiuta a normalizzarci se abbiamo una patologia, ci porta verso la normalità, ma il coach, siccome non lavora in questo campo, lavora su tutto un altro campo, per persone che sono sane o comunque con la parte sana delle persone, andiamo a lavorare proprio sul portare le persone dalla normalità alla loro eccezionalità, cioè la loro straordinarietà, unicità. Quindi no, non è un lavoro di terapia, e le modalità non sono quelle, ovviamente, da per terapia. Il coach lavora essenzialmente sulla comunicazione, una comunicazione valorizzante. La struttura del corso, brevemente, sono 10 moduli, segue il corso dal vivo, che sono 10 moduli. Questi 10 moduli sono, ogni modulo ha 2/3 webinar, come abbiamo visto precedentemente, i tipi di webinar. Quindi sì, ogni mese uno riceve 1/2 webinar, alcuni sono registrati, altri sono dal vivo, cioè i laboratori sono dal vivo. Ovviamente ci saranno degli stimoli, vi chiederemo di fare dei colloqui, li lavoriamo poi insieme. E poi è possibile anche partecipare a 3 incontri dal vivo del corso, appunto, che teniamo a Genova. Ora, perché questa presentazione non è una presentazione per vendere, davvero una presentazione per orientare, per farti fare davvero la scelta che ha senso per te. Se questa scelta ti porterà a incontrarci ancora nei corsi, noi saremo contenti. Ma se questo video ti serve a te per fare altre scelte, siamo contenti uguale, perché il lavoro che noi andiamo a fare è proprio un lavoro di servizio, e nel momento in cui uno fa una scelta consapevole, sia in questo corso che da un altro, dà valore a questo corso, perché vuol dire che anche nella fase di orientamento ti abbiamo dato un contributo. Quindi non sono informazioni che ti diamo perché tu ti debba iscrivere, ma sono informazioni che ti diamo perché tu possa fare una scelta di valore. Iscriversi a questo corso non è automatico. Se tu ti iscrivi a questo corso, è importante che tu lo possa sfruttare. Questo per te, e quindi ti aiuteremo a fare anche questo passaggio, ma anche per noi, per creare un gruppo motivato e un gruppo che dia frutti, perché non mi interessa avere una persona che si iscrive adesso e poi il corso viene svalorizzato perché non dà frutto. E quindi si fa un lavoro a step. Il criterio è quello della scelta, quindi, perché la scelta crea valore. Cose anche buone nella nostra vita, se non le scegliamo e le subiamo, non le valorizziamo. Quindi questo è un corso che si accende, prende valore se tu lo scegli. E il criterio, siccome non è un corso mentale, è proprio che cosa si muove dentro di te, se ti risuona qualche cosa. Se sei a guardare questo video, cosa ti è risuonato? E allora ti invito a utilizzare anche per i step successivi, proprio se c'è un movimento interiore o non c'è. Il prossimo step, quindi, se hai già partecipato, hai sentito qualcosa, sei arrivato a questo video, il prossimo step è l'attivazione del coach interiore. Sono 4 webinar trasformativi, quindi è potente questo, è un modulo più grosso degli altri. L'idea è proprio di creare una rinascita personale e professionale centrata sul talento. È un webinar che, cioè un webinar, è un modulo, sono 4 webinar trasformativi, sbloccare le gestalt inconcluse. Quindi un lavoro interiore, però che è la metodologia della Gestalt. Webinar sul talento, quindi è proprio mettere a fuoco il tuo talento. E poi il terzo webinar, mettere a fuoco il tuo stile, perché è lo stile, sia nel fare il coach che nel nostro lavoro, attiva dinamiche. E se noi lo gestiamo, invece, è come mettere la vela sul vento in poppa. E poi un webinar laboratoriale, dove puoi sperimentare anche un po' come andiamo a lavorare sulla gestione del colloquio. Questi 4 webinar sono, diciamo, un modulo potente, perché sono un po' come il seme di tutto il corso, quindi c'è più di tutto quello che poi troverai anche dopo. Lì diamo un prezzo molto accessibile che troverai nella mail, da qualche parte, ma non vorrei che svalorizzassi il valore con questo, perché il prezzo basso è fatto per poterti far sperimentare e quindi fare una scelta consapevole successivamente.
E se deciderai di continuare, oppure magari deciderai che ti è servito per fare un centraggio, ma non è poi la tua strada quello di seguire questo corso. Quindi è un prezzo che tu puoi a cui puoi accedere sicuramente, ma, non per, ma vorrei e ci tengo a sottolinearti di non togliere valore perché è molto potente questo modulo, questi quattro webinar trasformativi. E dopo, successivamente, l'altro step è un colloquio Skype o telefonico per verificare davvero se ancora dopo questo modulo ti ha aggiornato, nuovo ancora, ti sei acceso, la facciamo un colloquio perché comunque lo verifichiamo insieme, nel senso che aiuterò un po' a capire se davvero lo metteresti nella tua vita questo corso e non è soltanto così una fiammata e se sì, che tipo di obiettivo ci diamo, una sorta di sfida. Questa chiamata, questa, puoi farla anche prima del coach, l'attivazione del coach interiore, è un bonus che puoi fare in qualsiasi momento prima di scrivere corso. Anche adesso mi puoi chiamare e te lo fisso. Però più informazioni hai, più è possibile fare un colloquio con elementi. Quindi se tu sei già acceso e già perché hai fatto altri webinar e senti, vuoi veramente un po' capire se questo corso o no, puoi farla anche adesso. Se no, ti invito a fare l'attivazione del coach interiore e poi la chiamata la facciamo dopo. Ma questa è una scelta tua. Comunque sarà un tempo che ci dedicheremo a fare un check se davvero può essere qualcosa di utile per te, per la tua crescita personale o per la tua attività professionale. Magari hai già un'impresa, un'attività e vuoi dargli più valore col coaching, o se magari vuoi fare il coach come lavoro integrativo o cambiare vita. Bene. Io direi che il lavoro di presentazione è stato fatto, è una presentazione comunque gestaltica, quindi ascolta anche cosa si è mosso in te mentre io parlavo e chiudiamo con la preghiera della Gestalt, che è questa preghiera di Peirce, che è il padre della Gestalt, che magari hai già sentito, ma che è una sorta di viatico anche eventualmente, sia se ci incontreremo sia se non ci incontreremo, perché è l'idea dell'incontrarsi al confine, visto che il coach è proprio un lavoro per persone indipendenti. Diciamo un auspicio se tu farai questa scuola o no, o di modo di lavorare, ma se tu l'applicherai nelle tue relazioni potresti creare dei miracoli. E recita così: io sono io, tu sei tu. Io non sono al mondo per soddisfare le tue aspettative, tu non sei al mondo per soddisfare le mie aspettative. Io faccio la mia cosa, tu fai la tua cosa. Se ci incontreremo, sarà bellissimo, con questa preghiera un po' eretica ti auguro buone cose per tutto, buone chance e a presto.